Dottor, oggi è in visita qui a Nicosia insieme ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Quali condizioni in cui si trova attualmente il nosocomio di Nicosia e cosa si prevede per il futuro? Insomma, ci sono anche, penso, integrazioni di più organico, infermieri nuovi. Insomma, ci spiego un attimo di cosa avete discusso e cosa prevede un po' per il futuro di questo ospedale. L'ospedale si trova in buone condizioni, sia dal punto di vista specialistico che dal punto di vista di comfort alberghiero. È chiaro che per via delle varie carenze d'organico che ci sono stiamo vivendo dei momenti un po' difficili, ma da qui a gennaio, per via dei vari sblocchi che ci sono stati da parte dell'assessorato alla salute di questa nostra regione, da qui a gennaio ci sarà il completamento dell'organico e tutti i reparti che già attualmente funzionano, perché sono stati tutti aperti dalla geriatria alla riabilitazione, tutti completamente aperti, non c'è un reparto stabilito dalla rete in vigore ospedaliera che è chiuso o in sofferenza. Noi saremo totalmente a regime con l'arrivo di 12 infermieri che sarà previsto per i primi di gennaio per via di un reclutamento che stiamo facendo di 53 infermieri per tutta la provincia di Enna. Per tutta l'ASP 4 di Enna, perfetto. La ringrazio, quindi diciamo prevede un futuro roseo per questo nosocomio, anche per gli altri ospedali che sono in provincia. Assolutamente, gli ospedali per noi sono tutti e quattro, non c'è l'ospedale, ci sono tutti gli ospedali. E noi stiamo lavorando affinché tutto sia a regime, perché la gente deve sapere che noi diamo veramente la salute con alta specializzazione. Allora, giorno di visita oggi di due onorevoli del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Pagano e l'onorevole Cappello, soprattutto l'onorevole Cappello che è membro della Commissione Sanità dell'AS e della Pagano invece che il nostro deputato regionale del territorio. Perché state effettuando questo giro nei quattro ospedali della provincia? La provincia di Enna, come sappiamo, conta quattro presidi ospedalieri e è chiaro che per poter adottare tutti quei provvedimenti che seppur da forza di opposizione, quindi tutti quegli atti di indirizzo politico che possiamo fare, è chiaro che bisogna conoscerli bene. Abbiamo visitato questi presidi ospedalieri e lo abbiamo fatto in compagnia dei medici e della direzione sanitaria e proprio abbiamo preso atto di quello che c'è, delle potenzialità che questo territorio è in grado di esprimere e di tutti quei punti che sono ancora da migliorare. Nello specifico qui a Nicosia avete fatto un giro un po' tra i reparti, avete riscontrato qualcosa di particolare, esattamente che cosa avete visto qui di particolare a Nicosia? Ma ovviamente dico Nicosia, dico rappresenta insieme a tutti gli altri presidi ospedali che abbiamo girato un pochettino l'esempio di quello che succede in questo momento nella sanità praticamente in Sicilia, una carenza di organico che ormai è divenuta praticamente una piaga, che costringe medici ed infermieri a turni praticamente impossibili e io li ringrazio perché grazie a loro sostanzialmente continuano a mantenere in vita questo presidio così come tutti gli altri siciliani. Ovviamente l'ASP di Enna così come tante altre ASP, ma questa in particolare soffre il fatto di essere nell'entroterra siciliano, di essere distante dalle città metropolitane, di non essere una città metropolitana con tutto quello che ne comporta. Molte scelte regionali purtroppo oggi sono volte verso le città metropolitane, lasciando abbandonate a se stesse praticamente appunto le aziende sanitarie provinciali dell'entroterra o comunque quelle che sono ben distanti dalle aree metropolitane. La verità è che a nostro modo di vedere l'organizzazione così come è quella prevista dalla legge 5 del 2009, cioè le aziende sanitarie provinciali così come sono state concepite nel 2009, non possono funzionare. In questo modo non riescono a garantire, sebbene i grandissimi sacrifici, ripeto, di medici, di infermieri, tutti quei servizi di cui i cittadini hanno bisogno e diritto, e quindi sicuramente il Parlamento regionale deve riflettere su questa legge e deve intervenire per cambiarla. Dopodiché ovviamente chiediamo all'assessore alla sanità di fare tutto il possibile nel più breve tempo possibile per fare in modo che si sblocchino i concorsi e che queste persone che in questo momento, ripeto, fanno un sacrificio così generoso possano sostanzialmente essere aiutate. Il reparto più bello che abbiamo visto ovviamente è quello relativo all'ostetricia e alla ginecologia,
dove l'ASP ha concentrato tutti i propri sforzi per garantirne chiaramente la sopravvivenza e scongiurarne la chiusura. C'è tanto da fare ovviamente e la politica deve dare le risposte che i cittadini ovviamente chiedono e meritano.